Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi un video che mi è stato richiesto, anche se in realtà era un video che io avevo già pensato di fare da un po' di tempo, però poi mi è arrivata una richiesta specifica e quindi ho pensato di accelerare un po' la produzione di questo video. Vi farò vedere le mie collane, perché spesso mi capita che sotto ai video qualcuno mi chiede dove ho comprato la determinata collana, oppure mi fanno i complimenti per le collane che indosso. Quindi, insomma, mi è sembrato carino dare seguito a questa cosa e fare un video sulle mie collane. Però, siccome io collane ne ho veramente tantissime, ho pensato di dividere il video in due parti. Nella prima parte vi farò vedere le collane che ho fatto io, quindi quelle di produzione artigianale che non trovate nei negozi perché me le sono proprio inventate. E poi invece nella seconda parte del video, che uscirà magari fra qualche giorno, vi farò vedere le collane che ho acquistato principalmente su internet, quindi su Amazon o su AliExpress. Non ne ho tantissime perché io di solito le collane me le faccio o le compro nei negozi fisici, però comunque una decina l'ho acquistati anche su Amazon e AliExpress, quindi comunque ve le farò vedere. Però direi di fermarci con le chiacchiere e cominciamo subito. Intanto vi faccio vedere quella che indosso adesso, che in realtà non ho fatto io, ma l'ha fatta un'amica di mia madre. Però è comunque una collana artigianale, ve la faccio vedere, mi avvicino. È questa, è molto carina, è praticamente un medaglione ed è fatto con la tecnica Raku. Se non sapete che cos'è la tecnica Raku, vi lascio in info box un link così potete andare a leggere di che cosa si tratta. Adesso invece parliamo delle collane che ho fatto io. Vi faccio vedere la prima. Vi chiedo scusa per il supporto che non è assolutamente professional perché è semplicemente un pezzo di cartone, ma io non sapevo come fare per farvi vedere le collane, quindi mi sono inventata questo supporto dell'ultimo minuto. Comunque, questa è una collana che ho fatto io. È a due giri, come potete vedere, e ha semplicemente delle perline rosse e argentate, quindi si alterna praticamente delle perline più grosse, poi quelle piccoline, ci sono quelle argentate, ma diciamo che di per sé è una collana molto semplice, un po' particolare perché è luminosa e soprattutto perché ha due giri ed è una collana lunga. Questa mi piace tantissimo e la indosso molto spesso. Poi questa, sempre sullo stesso genere, perché è sempre una collana lunga con delle perline che si alternano di dimensione, perché ci sono queste qui un pochino più grosse che hanno questa forma quadrata, poi ci sono queste argentate e quelle classiche piccoline. Questa è sui colori del viola e argento e l'avevo fatta da indossare soprattutto su una maglia chiara o comunque su una maglia rosa, perché con il rosa chiaro il contrasto col viola scuro mi piaceva e quindi avevo fatto questa collana. Io spero che riusciate a vedere bene, perché un po' tra la luce, un po' il fatto che sono collane lunghe, quindi poi non ci sta bene nell'inquadratura. Questa invece è molto più corta perché è una collana a girocollo. Adesso voi la vedete così, ma poi indossata comunque rimane a girocollo ed è bianca e nera, quindi ha delle alternanze molto semplici, un po' a scacchi, diciamo, bianca e nera. Mi piaceva proprio l'effetto scacchiera. Fatta così, poi ne ho un'altra che però è lunga, quindi una praticamente uguale ma di dimensione diversa. E visto che l'ho nominata, ve la faccio vedere subito, eccola qui. Qui si alterna, ci sono delle perline che sono bianco panna, quindi quel bianco che sembra un po' bianco sporco. Poi c'è un bianco più acceso, ci sono le perline nere, le perline argentate, e questa ha una particolarità perché anziché essere tutta su un unico filo, ci sono delle parti in cui è su due fili. Vedete, fatta così, quindi si va a formare questo effetto qui doppio, che però rimane solo in alcuni punti della collana, ad esempio qua in fondo, vedete qua in fondo così, perché mi piaceva appunto l'effetto doppio soltanto in alcuni punti, quindi ogni tanto io mi vado ad inventare anche delle cose di questo genere perché sono abbastanza creativa su queste cose, quindi poi sempre le cose tutte uguali non riesco a farle. Poi, sempre come collana lunga ho questa, ne ho tante lunghe perché in inverno le porto spesso con i maglioni magari a collo alto, quindi la collana lunga sta bene.
Questa qui è abbastanza semplice, ha queste perline così un pochino, diciamo, cangianti come colore, perché c'è questo bianco, questo viola, poi c'è la classica perla, ci sono queste che fanno un pochino più di luce e quindi anche questa è una bella collana sulle tinte del bianco e del viola, quindi anche questa è una collana che indosso molto molto volentieri. Ah, non vi ho detto dove mi rifornisco. Dunque, io le perline le compro spesso o su Amazon o su AliExpress, oppure vado in un negozio che c'è nella mia città, che è un negozio che vende proprio perline e materiali per bigiotteria, però non ha un brand particolare, non è una catena, è proprio un negozio che c'è nella mia città, quindi se magari c'è un sito internet, io ve lo lascio giù perché non si sa mai che faccio ordinazioni anche online, però non credo. Comunque, se lo trovo, ve lo lascio giù in info box. Questa è un'altra collana che ho fatto io, di stile molto molto semplice, perché questa è sull'azzurro nero, poi c'è questa perla arancione che dà un po' di stacco e anche questa è veramente molto molto semplice. Sono proprio collane facilissime da fare perché si tratta semplicemente di mettere delle perline nel filo, quindi cioè mettere il filo nelle perline, al contrario. Quindi sono veramente facili da fare. Poi ho fatto questa. Questa è un'altra collana che mi piace molto perché la trovo elegantissima, è tutta sul nero e ha queste perline che hanno delle sfumature sul bianco, quindi la trovo veramente elegante questa qui. Anche questa è su due giri, però sono collane che potete anche mettere singolarmente, perché io ho creato i due giri, ma ho fatto in modo che si potessero dividere, quindi volendo diventano due collane diverse, però io le porto sempre insieme perché lo scopo comunque per me era proprio fare i due giri. Però comunque la trovo una collana molto particolare, questa qui è tutta nera, quindi ovviamente la metto se ho indosso qualcosa di chiaro, però insomma mi sembra molto elegante come genere. Poi è anche luminosa, io non so se riuscite a vedere bene con la luce, però sono collane abbastanza luminose. Poi ho questa che è tutta sul rosa, chiaro, scuro, ci sono delle perline che hanno delle tonalità un pochino tipo madreperla, quindi insomma molto carina anche questa. Poi ci sono queste perline che sono sul bianco con i fiori rosa, quindi anche questa la trovo veramente molto carina, molto elegante, molto primaverile sicuramente perché sul rosa fatta così. E anche questa ha la caratteristica di essere su due giri, perché non so se l'avete capito, ma mi piacciono le collane lunghe su due giri, quindi io di solito me le faccio in questo modo, però anche questa comunque si può portare separatamente. E questa è una delle mie preferite perché ha questo colore così bello, luminoso, quindi insomma mi sembra proprio una bella collana. Poi ho questa collana che è sul marrone, questa invece ad un unico giro, quindi è più semplice, però ha queste perline sia rotonde che quadrate che ovali, quindi diciamo che si differenzia un po' per questa ragione qua, e soprattutto ha questa tonalità sul marrone, un pochino così, che va molto di moda adesso, perché adesso vanno di moda le cose maculate, o come si chiamano in modo più raffinato, animaie, però vabbè, io le chiamo maculate in modo molto più semplice, terra terra. Però siccome ora va di moda, questa collana comunque sta bene poi su una maglia magari bianco panna, o anche su una maglia che sia un po' più colorata, però comunque è una di quelle tonalità che mi piace molto. Non so se riuscite a vedere bene, vedete cosa intendevo, che ha questo effetto che sembra un po' maculato. E comunque anche questa è una collana che avevo fatto tempo fa, ma che adesso è tornata di moda. Questa invece è una collana molto particolare perché è tutta fatta all'uncinetto. Quindi questa ha avuto una lavorazione abbastanza lunga. Il filato che ho scelto è un po' particolare perché è bianco perlato, diciamo, con delle perline già attaccate e poi ho scelto di unirlo ad un filato nero di cotone. Quindi praticamente abbiamo il filato nero di cotone unito al filato bianco con le perline. E la cosa particolare è che io ho creato questa rosa che poi rimane, diciamo, in alto, quindi non l'ho messa in fondo come ciondolo, diciamo, ma la lascio poi qua laterale perché mi sembrava che stesse meglio. Quindi è tutta una catenella all'uncinetto e poi ci ho attaccato questa rosa fatta con una lavorazione particolare. Comunque avevo visto un tutorial su YouTube per fare questa rosa, però adesso io purtroppo non mi ricordo qual è questo tutorial. Però per dire che non me lo sono inventato io, l'avevo comunque visto fare.
però insomma è una collana particolare proprio per la sua lavorazione. Poi c'è questa che ha una particolarità, perché voi adesso la vedete così e sembra una normale collana con due ciondoli, ma in realtà questa collana non ha chiusura perché è praticamente annodata. Io adesso la tolgo così vi faccio vedere com'è fatta. Ecco, vedete? È semplicemente un filo che ha un inizio e una fine. E non ha chiusura e va indossata praticamente così dal collo in modo che rimanga aperta di sotto e poi voi la andate semplicemente ad annodare in questo modo qua, così, e rimane fatta in questo modo, vedete, rimane così e quindi è un po' particolare per questo. Poi per il resto è una semplice collana sul verde con delle perline argentate, quindi siamo sempre lì. La parte in fondo rimane fatta in questo modo, quindi insomma è abbastanza carina, però è particolare perché non ha chiusura. Questa è semplicissima, è veramente semplicissima. La cosa particolare che ha è la sua luminosità, perché ha delle perline che sono praticamente di vetro trasparente. In realtà è plastica, però fa l'effetto di vetro trasparente e quindi poi indossata magari sul nero ha molta luminosità. Però io mi rendo conto che qua sul cartone voi non la vedete, quindi cerco di farvela vedere con uno sfondo nero. Vedete com'è luminosa? Dà proprio questo tipo di luminosità. Quindi la collana in sé non ha nulla di particolare, molto semplice, sono semplicemente le perline che sono molto molto luminose, quindi sembrano un po' vetro, diciamo. E io ho voluto creare appunto questo effetto proprio per avere questo tipo di impatto luminoso. Poi ho questa collana che questa volta addirittura ha tre giri. Sempre sul nero e bianco, ha una particolarità perché ha dei pezzi fatti in terracotta che aveva fatto mia madre, però questi non li ho fatti io, li ho semplicemente utilizzati per andare poi a creare la collana. E questa anche è molto particolare perché ha appunto questi tre giri, soprattutto questa lavorazione in ceramica dipinta, perché poi vedete che è bianca, dorata, il classico colore della terracotta, quindi insomma anche questa ha una sua particolarità. Poi voglio farvi vedere un'altra collana che mi piace tantissimo, sono due in realtà. Questa è una semplice collana a girocollo, però le metto insieme perché hanno lo stesso stile. Quindi questa si porta come girocollo, invece questa è più lunga, più adatta a un maglione e ha questa catena nella parte iniziale e poi sotto ha questo tipo di pietre, ha queste pietre viola, queste qui argentate ed è veramente molto molto carina. Purtroppo mi è caduta e si è rotta, come potete vedere, però io me la metto lo stesso, pazienza, vorrà dire che è più rustica perché comunque mi piace, quindi anche se si è rotta mi dispiaceva rinunciare proprio alla collana e quindi anche questa è una collana che indosso volentieri. Poi ho questa che è fatta all'uncinetto, però non con un filato, ma con un materiale apposta per fare le collane, quindi una cosa un pochino più rigida, che sembra quasi un filo metallico molto molto morbido. E unita alle varie lavorazioni ci sono delle perline sul viola. Io fatta così uguale, ne ho anche una azzurra, però sono sincera, non riesco a trovarla, quindi sicuramente sarà nelle mie scatole, però non l'ho trovata. Comunque questa ce l'ho in due versioni, sia sul viola sia sull'azzurro. L'avvicino in modo che riusciate a vederla meglio. Vedete, ha una lavorazione abbastanza particolare. Poi ho questa che è fatta con un filo praticamente di juta e ha semplicemente delle perline nere messe, diciamo, tra i vari nodi, quindi ha questa lavorazione con dei nodi così e un nodo più grande che va a dividere le varie sezioni della collana. Anche questa in realtà è molto molto semplice, però mi piaceva comunque l'effetto così con questo filo di juta che fa un po' un effetto, diciamo, rustico, naturale, poi con queste pietre nere che sono lucide, quindi danno un certo un senso di eleganza, diciamo. Poi mi sono tenuta per ultimo il pezzo forte. Questa è in realtà una collana che ha fatto mia madre, non l'ho fatta io, però è veramente bellissima. Me l'aveva fatta in occasione di un matrimonio perché ero vestita in un modo abbastanza semplice e quindi avevamo pensato a fare una collana particolare che fosse un po' vistosa, un po' voluminosa per dare un po' di forza a questo abito molto semplice che avevo.
Quindi è una collana sul rosa e ha, vabbè, questa lavorazione qua che sono quattro fili, quindi fin qui niente di particolare. Poi c'è questa bellissima foglia, sempre sul rosa, e poi c'è questo finale così con queste frange praticamente tutte di perle fatte in questo modo. Questa secondo me è una bellissima collana, mia mamma l'aveva fatta proprio benissimo, quindi insomma mi ricordo che a quel matrimonio questa collana aveva colpito molto, avevo ricevuto anche dei complimenti per la collana, quindi una collana sicuramente riuscita. Ho detto che quella era l'ultima, invece in realtà non era l'ultima perché c'è ancora questa. Questa è una collana nera, molto semplice, quindi ha questa lavorazione un po' a torchon fatta così. E poi c'è questo medaglione che ho semplicemente attaccato perché questo comunque è stato comprato già così, però diciamo che io l'ho messo nel filo di perle e ho creato appunto questa collana. Sembra un po' un talismano, mi piaceva perché sapete che a me piacciono i tarocchi, l'esoterismo, tutte queste cose un po' appartenenti alle arti divinatorie e questa collana mi sembrava proprio un vero talismano, quindi ho voluto crearla in questo modo. Bene ragazzi, non so quanto sia durato questo video, ma queste sono tutte le mie collane fatte a mano. Ho scelto le più belle perché poi in realtà ce ne sono tante altre che però non hanno niente di particolare, sono troppo semplici, sono poi diciamo dei fili di perle, niente di più, e quindi ho pensato di non caricare troppo il video con tutto quello che ho, ma di scegliere la parte migliore. Fatemi sapere nei commenti se ve ne è piaciuta qualcuna in particolare, io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.